Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi continuiamo gli spacchettamenti nella regione di Paldea e ci andiamo ad aprire un secondo kit pre-release di Scarlatto e Violetto. Allora, eccolo qua il nostro kit, anche questa volta accompagnato dai tre pacchetti extra. Direi che questa volta facciamo il contrario rispetto a quando abbiamo aperto il primo e partiamo dai tre pacchetti, poi andiamo a vedere cosa ci riserva il kit pre-release. Allora, direi di partire da questo. Ora, no, partiamo da quello degli starter. Vediamo un po'. Che il pool mi sembra buono comunque. Vediamo cosa tira fuori questo. Allora. Così. Quindi qua abbiamo l'energia lotta. Tra l'altro ho notato che la fuoco non ho ancora trovato. Partiamo con uno Staravia. Ralts. Tandemaus. Pokégear 3.0. Condividi esperienza. Tots Cruel. Bellissimo lo sfondo che gli hanno fatto. Questo è uno sfondo che aiuta il Pokémon a risaltare, non come li hanno fatti, ad esempio, nelle full art, dove sembra quasi che lo sfondo nasconda il Pokémon. Abbiamo poi un Cyclizar, Kirlia Reverse, Gogoat Reverse. Bello, mi piace il fatto che ci sono due reverse. E qua abbiamo Holo. Il Miraidon! Bello! Bello, bello. Ma con il fatto che c'è sempre la Holo, penso che anche i codici siano sempre neri. Allora, si aprono come del burro questi pacchetti qua. Allora, vediamo se riusciamo a beccare l'energia a fuoco. No. E andiamo con Floette, Poumi, Smoliv, Wiglet. Benda Vitale, Toxtricity, Mausold, Bisharp Reverse, un Drifloon, sempre Reverse, e poi chiudiamo con un King Gambit. Vedo che però anche qua un pochino di decentratura c'è ancora. Hanno cambiato i bordi, ma non hanno cambiato forse lo stile con cui le stampano. Chiudiamo col pacchetto di Gyarados dei tre extra e poi passiamo al pre-release. Sperando di non trovare un altro Revavroom come carta promo. Allora. Ah, finalmente, così abbiamo finito il set delle energie, credo. Wiglet, Toadskull, Sandile, Houndoom. Tra l'altro, artwork veramente bello. Fatto benissimo. Toxtricity all'interno di una caverna. Crocalor, Mach. Heracross Reverse, con il fatto che ce ne sono due, la Reverse arriva proprio subitissimo. Acchiappa Pokémon. E poi chiudiamo con un Meowscarada olografico. Speriamo di trovare il Floragato, non so se l'ho trovato già nel primo kit pre-release, così almeno la linea evolutiva ce l'ho completa. Allora, questi erano i tre pacchetti extra. Passiamo adesso al pre-release. Intanto che lo splastico, vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like. E poi che i prodotti Scarlatto e Violetto li trovate sugli store con cui collaboro, Dream Collecting e la Gilda, trovate tutti i link in descrizione e con il codice POKECREATIVO5 avete il 5% di sconto. Allora, la lista l'abbiamo già vista l'altra volta e abbiamo il Quaquaval come promo, quindi ottima perché ci servono le carte non olografiche che stanno all'interno. Fino adesso ho fatto i conti. Il set, allora il Master Set chiaramente, tiene 444 carte. Quindi sono parecchie. Bisogna ancora vedere un po' come sistemarlo. Perché sì, ci può stare in un binder da 12, ma stavo riflettendo sul trovare una soluzione usando due album da 360 carte l'uno, quindi non riempiendoli tutti, chiaramente, e sto cercando un po' qualcosa di un po' estetico, ecco. Quindi alle 444 poi se ne aggiungono 11 carte extra, che sono quelle che si trovano all'interno dei kit pre-release, quindi quelle non holo, oppure le versioni holo, come ad esempio le tre carte degli starter che si trovavano nelle collezioni di Paldea. Oppure anche il Graveyard che si trova nella collezione di Mimikyu e un LeChonk, se non sbaglio.
Allora, qui abbiamo il Quakoval, quindi ottimo che abbiamo trovato già 2 su 4. Chiaramente Quakoval con energie acqua. E poi abbiamo dei Quaxly, Quaxwell, Dondoso. Questa è una delle non olografiche. Quakoval è una delle non olografiche. E poi vediamo se ce n'è ancora qualcuna. Il Revavroom, anche non è olografico all'interno del set. Vediamo se c'è una ricerca accademica. Sì, ecco questa. L'altra volta avevamo il professore, questa volta c'è la professoressa. E qua abbiamo, come sempre, in questi nuovi pre-release, questi, diciamo, consigli. Allora, vediamo adesso i quattro pacchetti. Anche qua un artwork set. Partiamo da quello degli starter. Vediamo, l'altra volta i tre pacchetti sono stati fortunati, è uscita una EX, mentre però dal kit pre-release è uscita un'altra EX più una Illustration Rare. Qui abbiamo un'energia buio, quindi vediamo se questo almeno qualcosa in più ci dà. Pokéball, Rotom, Blocco Amici, Flabébé, Capopalestra Aceria, Staraptor, generatore elettrico, Skiddo Reverse. Beh, uno Scawet Illustration Rare. Veramente carino, uno Scawet che dorme sul divano, probabilmente si sarà fatto anche una mangiata nel frigo di dietro e poi si riposa tutto bene. E abbiamo un Quakoval olografico, quindi adesso manca il reverse. Manca il reverse. Quindi l'olografico e il non holo ci sono. Poi speriamo che non ne aggiungano, perché altrimenti poi bisogna iniziare a shiftare tutte le carte nell'album. Qui abbiamo energia acciaio. E partiamo con Kirlia. Scambio. Fuecoco. Tropius, bello come artwork. Veramente molto bello rappresentato. Sembra quasi un po' indietro nel tempo questo sfondo che gli hanno messo, però veramente apprezzato. Hypno, questa è l'arena sulla spiaggia. Appena lo sapete in italiano, fatemi sapere come si chiama questa carta. Allora abbiamo, no, niente di particolare. Ci sono qua le tre sdraio, sembravano dei Pokémon, però invece sono le sdraio. Sandaconda, Fidou Reverse, Buizel Reverse. E poi un Arboliva. Bello, il fatto che c'è la Holo sempre almeno le rende facili da trovare. Allora, questo era il pacchetto di Corrigan. Passiamo a quello di Gyarados. Uno dei due Pokémon teracristallizzati all'interno di questa espansione. Allora, vediamo che energia abbiamo. Elettro. E giriamo direttamente. Ormai ci sto prendendo la mano. Poi appena arriveranno di nuovo dei prodotti di Zenith Regale, bisognerà fare attenzione a ricordarselo il trick. Crocalor, Florges, Mach, Scambio Reverse, Zangus Reverse. C'è forse un Seviper in zona? No, l'ha raffigurato da solo. E poi abbiamo un Seekrzyr olografico. Ma è sempre holo, quindi vediamo se l'ultimo pacchetto ci dà qualcosa. Magari dai una bella full art o una special illustration rare, non sarebbe male. Allora, giriamo direttamente. Abbiamo Flabébé, Growlithe, Staravia, Ralts, Vivillon, Duxbun, Tatsugiri, Benda Vitale Reverse, Mesapoli Reverse. E poi abbiamo Slowbro olografico. Quindi qua ci ha dato solo un'Illustration Rare. L'ultima energia era una Psico, però un pochino più scarno del primo, ecco.
Allora, non siamo andati bene come con il primo, però qualcosa abbiamo comunque portato a casa. C'è stata l'illustration rare, poi tutte le holo erano comunque diverse e quindi con il master set piano piano si progredisce. Poi chiaramente il piatto forte degli spacchettamenti saranno i TB e display e lì sì che vedremo di tirar fuori qualcosa di interessante. Io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia anche oggi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.